Sabato 22 gennaio 2011, Laura Adriani, direttore artistico della Galleria Mentana di Piazza Mentana a Firenze, inaugura una mostra internazionale di 10 artisti, dei quali 6 provenienti da varie nazioni del mondo. Ce li presenterà poi insieme a Laura dopo l'apertura. Paola Neri, con l'aiuto della giovane critica di Galleria Barbara Angelini, che vedete al fianco di Paola. Quindi diciamo subito brava a Laura, perché portare artisti di questo calibro nella nostra città è un grazie doveroso da parte di chi vive nell'ambiente dell'arte, ma anche chi l'apprezza venendo a visitare le mostre. Un lavoro impegnativo, un lavoro di selezione, di contatti internazionali. È un nuovo appuntamento che ho creato proprio per la pittura contemporanea, per cui la selezione è stata molto severa e diciamo che è venuto fuori un bellissimo lavoro, ma soprattutto straniero. Insomma, tutti sappiamo che l'arte contemporanea è più facile negli altri paesi che nel nostro. Ce ne sono In soltanto tre, particolare a Firenze. in particolare a Firenze, infatti i tre che sono italiani non sono di Firenze. Comunque, niente, questa selezione è stata fatta da noi, da me in particolare, con il mio critico Barbara Angiolini, e devo dire che non sapevamo neanche le provenienze al momento della selezione. E poi è venuto fuori questa bellissima cosa di 7 artisti che provengono da diversi paesi del mondo, direi. Sono molto felice perché è un appuntamento creato proprio per far sì che i collezionisti si rivolgano un po' a questa arte contemporanea. Per questo proposte, sono delle proposte che facciamo per i nuovi acquisti nell'arte contemporanea, veramente contemporanea. Quindi ringrazio tutti gli artisti che sono intervenuti e E invitiamo i chiedo telespettatori a venire a di visitare la venire a vedere la mostra, mostra. ricordando, ce lo ricorderà subito Paola Neri, che la mostra si concluderà il 16 febbraio e poi vorrei che tu leggessi i nomi, ovviamente, dei protagonisti della mostra. Bene, buonasera a tutti. Allora, gli artisti sono esattamente presenti in mostra, sono 10, di cui 6 stranieri e 4 italiani. Claudio Ramba è dall'Inghilterra. Sara Ariyampour è una giovane artista iraniana e ha spedito i quadri, quindi non l'abbiamo fisicamente fra di noi. Poi Michel Bocage, artista canadese, anche lui ha spedito i quadri e non ha potuto raggiungerci. Goran Kosanovic, Lui da invece è presente, Belgrado, che è eccolo qua, lo sta presente. inquadrando ora la nostra regia. È presente con 3 opere in saletta, anzi con l'occasione ricordo che il 14 di febbraio, in occasione di San Valentino, Goran Kosanovic farà una performance in galleria, quindi siete tutti Magari invitati. seguiamo l'ordine di schieramento, diciamo, Sì. è presente accanto a Sì. Goran. Allora, 2 artiste che lavorano a quattro mani e sono Chiara Nesin e Veronica Sampaoli, italiane, di Misano Adriatico, provincia di Ravenna. Bene. Accanto a Brunella, altro personaggio di spicco della galleria, una Che giovane Olga, la artista. nostra stagista, Ah, che ci ha stagista. aiutato moltissimo nella selezione di questi artisti. Accanto ad Olga c'è la giovane artista Daria Gavrilina da Mosca. Molto brava, molto giovane, altrettanto giovane l'artista accanto, Denis Giordani di Senigallia. Accanto a Denis, Sara, scusate, Sara Donnini, se non sbaglio, di Parma. La signora che vedete inquadrato in questo momento è Nikki Bedford da Londra, che avevo nominato all'inizio dell'elenco. In ultimo, Mariangela Bombardieri, da Catanzaro. Invitiamo tutti a visitare la mostra. Ricordiamo gli orari. Gli orari sono la mattina dalle 11 alle 13, il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30, esclusa la domenica e lunedì mattina. Vi aspettiamo e in occasione della vostra visita potete ricevere in omaggio il Deplian che è stato pubblicato in occasione di questa particolare mostra e il nostro calendario Arte 2011. Benissimo, a questo punto passiamo la linea alla regia per le interviste e le presentazioni realizzate nel corso del pomeriggio da Barbara Angiolini. Macchie di colore si organizzano in grumosi paesaggi dello spirito e in musicali note di lente danze cromatiche che fatte di ritmi illuminati rendono proprio le opere dell'inglese Nikki Bedford pure vibrazioni tonali.
stati emotivi molto forti ed emergenti nelle evidenti scalfiture e nell'uso anche di materiali molto interessanti, tra cui piccoli sassi di origine lavica, ne amplificano anche il sentimento di angoscia latente, ma che in parte viene alleggerito nelle atmosfere sabbiose, grumose appunto, di ampie pennellate, spesso molto luminose, che sembrano infatti rimarginare o coprire queste ferite dell'anima. Qui accanto a me abbiamo Niki, che è la prima volta, credo, che espone in Italia. It's the first time. Niki, is it your first time here in Florence? Yes, it is. Very first time in Florence, and I'm loving it. Sì, questa è la sua prima volta, prima mostra, e anche prima volta a Firenze. E a lei piace tanto questa esperienza. Altro artista straniero, Goran Kosanovic, da Belgrado. Prego, Barbara. Sicuramente Naif è l'animo di Goran Kosanovic. Le sue immagini semplici, leggibili, dai colori vivaci, accesi, si esaltano in fondi monocromi per evidenziare nella loro intuitibilità, leggibilità, insomma, quei desideri e quei messaggi di speranza per un mondo globale fatto di emozioni, di valori puri, universali, sempre più ormai mortificati dal comportamento umano, insomma, ma ancora presenti e vivi in molti di noi. Infatti direi che il principale argomento che tratta nelle sue opere è l'amore, ma lascerei, visto che ho qui accanto Goran, a lui la parola. So, Goran, please say something about your work. What is your favorite? What is the main argument of your paintings and your installations? Love is my inspiration. L'amore è la sua ispirazione. Sì, and I'm very happy for the opportunity for the exhibition in Florence, Italy. Sono molto felice di avere questa opportunità di avere la mostra qui a Firenze. Sì, grazie. Altra artista straniera proveniente da Mosca, Daria Gavrilina. Con le sue opere siamo condotti nella purezza di armoniche geometrie cromatiche, in cui tonalità mai discordanti introducono in una poetica di silenzi, di atmosfere sospese, espresse in soggetti spesso floreali, dalle semplici strutture, un mondo ordinato di colore, di forme, che stimolano silenziosi dialoghi tra l'interiorità e l'esteriorità, tra la bellezza del reale e del pittorico, per divenire sicuramente metafora dell'esistere, come segni o testimoni dello scorrere del tempo e degli eventi. Abbiamo qui accanto a noi Daria. E vista la sua giovane età, le vorrei chiedere se è la prima volta e se è la sua prima mostra, anzi. È la tua prima выставка? No, in Moscow mi было уже несколько, но в Италии я выставляюсь первый раз. Non è la prima mostra, anche se qui a Firenze è la prima. Daria ha già avuto tre mostre a Mosca. Quindi questo sarà solo il suo debutto in Italia. Dello stesso spirito naif le opere di Mariangela Bombardieri sono ricche di simbolismi e di rimandi ai miti, alle favole, che arricchiscono ancora oggi lo stato dell'uomo contemporaneo, sempre in bilico forse tra l'essere e l'apparire, una tensione che si reifica poi attraverso elementi di fantasia, di colori squillanti e oggetti visivi, tra cui l'elemento maschera, che diventano spesso allegoria di questo animo deluso che viene messo in evidenza per ricordare come un monito, quello dell'artista, in quello che si incorre quando si dimentica l'importanza della poesia e dello spirito. Ma dietro a queste opere c'è veramente tutto un lavoro di studio, di conoscenza, proprio anche dei miti e delle favole. Ogni quadro ci racconta proprio una storia. E lascio la parola a Mariangela. Sì, praticamente con le mie opere cerco praticamente di trasfondere sulla tela delle mie riflessioni e dei miei studi che riflettono praticamente
la mia personale concezione della vita. Ad esempio, vediamo che nell'opera che abbiamo qui alle spalle, La Volpe e la Maschera, mi sono ispirata a una favola di Fedro che è incentrata sul tema delle apparenze. Praticamente la gente in generale ha la tendenza a soffermarsi sull'apparenza delle cose, mentre la volpe, che è un'acuta osservatrice, penetra la sostanza del reale e vede al di là dell'esteriorità il senso di vuoto che nasconde. Io approfitto praticamente di favole latine, di miti, per esprimere e rappresentare la mia mie personali riflessioni e miei personali modi di vedere del mondo contemporaneo. Ennesima artista straniera, iraniana, Saria Rampur, purtroppo non è potuta, per questioni logistiche, non è potuta intervenire. Le sue opere sicuramente non coccolano lo sguardo, i suoi fondi scuri da cui emergono i suoi volti fantasmi, le sue figure denunciano profonde lacerazioni dell'animo, acuiti da sensazioni di dolore, di malinconia, che però sembrano riflettersi in metamorfici specchi, fluidi da un punto di vista pittorico e anche accesi da punte cromatiche molto forti, che ricercano ed esprimono la speranza di riemergere forse con l'energia del proprio io, dando una speranza a tutta la sua opera. Accanto a me Sara Donnini, artista parmense. Le sue opere nascono da un'originale tensione spaziale in cui il dominio delle tecnologie mina quasi l'individualità dell'animo umano, entrando e occupandone proprio lo spazio. Densi e grigi magma emergono infatti, da questi grigi magma emergono oggetti simbolo di questa contemporaneità che vengono come imprigionati da questa materia, che a volte ricorda proprio le prigioni a cui spesso obblighiamo il nostro spirito. Come ricordava appunto Sara, è qui accanto a me e quindi le passerei anche la parola. È la prima volta che, chiedendole appunto se è la prima volta che espone qui a Firenze. Sì, è la prima volta e innanzitutto un sentito grazie a Galleria Mentana per avermi dato la possibilità di esporre presso di loro e, che dire, cerchiamo di emergere dal magma questa città. Grazie. Chiara Anesin e Veronica Sampaoli propongono interessanti lavori a due mani, opere che nella comunicazione di due diverse individualità riescono ad affrontare l'espressività artistica attraverso un armonico discorso che esprime un connubio perfetto nel dialogo tra forma, colore e carta, che alla fine è il materiale principale che le artiste usano, con il quale in maniera splendida riescono a rappresentare memorie del mare, ramificazioni fiorite, che si fanno gioiello e traccia di improvvisi approdi emotivi e diventano testimoni della bellezza della natura. Dal Canada, anche lui purtroppo non è potuto intervenire, Michel Bocage. Il suo racconto intimo è una sintesi profonda di spiritualità che prende forma e significato in un intimo rapporto tra colore, segno e gesto. Si creano così insondabili reticoli dalle cromie metalliche che incrociano i racconti cromatici degli sfondi con sgocciolature di materia per diventare testimonianza pittorica di un viaggio verso l'elevazione dello spirito. E ancora una volta una presentazione particolare per un mio concittadino, un giovanissimo artista di Senigallia, e si chiama Denis Giordani. Denis Giordani, in arte Sined, ci presenta una galleria di ritratti di personaggi celebri del nostro contemporaneo. Volti che per le loro storie diventano simbolo di emozioni, di fatti e di accadimenti, a cui l'artista associa sapientemente tracce visive, quasi come a sciogliere un rebus, e tracce pittoriche composte di energici colpi di pennello che ne evocano ancor più i significati universali. Molto complesse infatti sono le storie che racconta
e avendolo qui accanto gli passerei anche il microfono. Grazie cara, ringrazio a tutti quanti per avermi dato la disponibilità di esporre le mie opere. Appunto qua stanno a significare le morti misteriose di tanti artisti, qua appunto la morte misteriosa di James Dean, qua padre e figlio lì, e qua invece la morte misteriosa di Rino Gaetano e qua nella mia maglietta la morte misteriosa di Kurt Cobain. Ringrazio ancora tutti e ti ripasso la linea, grazie.